Ma per fortuna che c'è Di Nardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. È proprio lui, Emiliano Di Nardo, a quale rivolgo il mio buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Marcello, buongiorno alla serie di ascoltatori. Ciò significa che entriamo nell'area degli europei e lo facciamo con un ospite a cui teniamo molto. Perché? Perché lo seguiamo sempre su Sky e ne apprezziamo anche la cifra professionale. Massimo Tecca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno Massimo. Dunque, allora ci diamo del tu, Tecca? Assolutamente, sì sì. Allora, un tuo commento alla partita di ieri, a quello che è successo anche in Spagna e Croazia, che è andata al di là di tutti i dubbi, di tutte le menate di torrone su pastette, combine e quant'altro, e su quello che poi ovviamente dovrà vivere l'Italia nell'ambito dei quarti di finale. Ma intanto credo che abbiamo passato troppo tempo a dedicarci ai possibili imbrogli altrui e poco ai problemi nostri, proprio per metterla nella maniera più semplice possibile, nel senso che la Spagna e la Croazia hanno giocato in maniera dignitosissima, si sono impegnate, hanno cercato di vincere tutte e due, potevano riuscirci tutte e due, c'è riuscita la Spagna perché complessivamente ha qualcosa in più, ha una sostanza, una forza, una rabbia che non a caso le deriva anche dai titoli che ha vinto negli ultimi tempi. E invece noi abbiamo confermato di avere dei problemi, tant'è vero che il primo tempo della partita che abbiamo giocato contro l'Irlanda è stato abbastanza negativo, sì. È una nazionale questa che va a strappi, in alcuni momenti sembra che il gioco possa arrivare in maniera fluida, disinvolta, brillante, e in altri invece il motore sembra che sia sempre sul punto di incepparsi. Il primo tempo è stato molto difficile, in salita, con tante difficoltà, soprattutto di movimento, non riuscivamo mai a liberare un uomo, non riuscivamo mai a liberarci dal pressing davvero molto molto pesante degli irlandesi, che contro di noi hanno giocato una partita quasi perfetta, sì, no? Sì, vero. Mentre contro la Spagna erano sembrati una compagnia dopo lavoristica. Per cui comunque va dato atto alla nazionale di Prandelli di avere reagito nel secondo tempo con una bella presenza, una bella personalità, una dimostrazione di grande intraprendenza, di voler uscire dai problemi, dalle difficoltà che avevano accompagnato il cammino dell'Italia. C'è da essere ottimisti, anche se rimane una nazionale che ha difficoltà, una nazionale che non trova facilmente il gioco, che si affida molto alle invenzioni di Pirlo e che davanti comunque non riesce a trasformare in gol tutto quello che crea. Però diciamo che è una nazionale che sta crescendo durante l'Europeo. E esempi analoghi del passato ci spingono a essere ottimisti, perché spesso la nazionale si è ritrovata in corso d'opera con energie e con una brillantezza che all'inizio del torneo non aveva. Certo, senti Massimo, la partita di ieri ha contraddetto Prandelli due volte, quando lui affermava che mancavano 30 minuti a questa nazionale, invece sono stati i 30 minuti del secondo tempo che hanno caratterizzato la gara con l'Irlanda, e poi perché si è detto molto soddisfatto della difesa a 4, cosa questa che gli ha dato anche la possibilità di mettere in campo i centrocampisti idonei ad un centrocampo, credo, fra i primi del torneo, se non il primo in assoluto. È inutile che andiamo citando appunto la partita di De Rossi, ancorché quella di Marchisio, beneficiando poi loro dell'ingresso di Balzaretti, secondo me straordinario ieri sera. Insomma, ecco, erano dei dogmi che Prandelli portava avanti, ma che la partita di ieri sera per certi aspetti ha sconfessato. È episodico, è occasionale, oppure ci può essere un fondo di futura verità? Ma dunque, la condizione atletica è una cosa abbastanza indecifrabile, nel senso che a volte ti sembra di averla e non ce l'hai e viceversa. E questa nazionale ha avuto e ha dei grossi problemi di tenuta, corre meno delle altre, è abbastanza evidente. Arriva evidentemente più stanca, più logora, un po' più sulle gambe rispetto a tante altre squadre. Però alla fine i problemi nostri sono quelli di chi ha giocato anche 50 partite nel campionato inglese, ad esempio, parlo dei nazionali irlandesi o delle altre nazionali che hanno avuto gli stessi problemi tra coppe e campionato e impegni nazionali. Quindi alla fine i problemi sono quelli che hanno anche gli altri, però la forma va e viene, e ieri abbiamo assistito curiosamente, lo facevi notare, a un rovesciamento di quello che credevamo di poter dare per scontato, cioè una nazionale che soffre tanto nel primo tempo e poi invece esce molto bene alla distanza. Per quanto riguarda la difesa a 4, io credo che Prandelli abbia costruito la sua nazionale sulla difesa a 4 e abbia dovuto modificare per circostanze molto particolari questo suo credo tattico nelle prime due partite,
non si spiega altrimenti il fatto di mettere comunque De Rossi a fare il centrale difensivo e di giocarsela in maniera diversa da come aveva fatto negli anni della sua gestione. Per cui credo che alla fine poi stia anche alla bravura di un allenatore modificare le sue opinioni. Io non ho molta simpatia, diciamo, dal punto di vista professionale per quelli che insistono solo su un modulo, insistono certo, solo, sì. Mentre chi sa modellare la sua squadra sia sugli altri fa parte della tattica, ovvio, fa parte di certo. Qualsiasi strategia, anche ai tempi delle guerre dei romani. Per cui chi sa modellare la squadra sugli altri e sa rivedere le sue convinzioni a seconda del materiale umano che ha a disposizione, secondo me dimostra grande intelligenza. Massimo, volevo chiederti un giudizio su Thiago Motta, schierato nell'insolito ruolo di trequartista. A me è sembrato forse troppo lento e compassato per occupare quella zona del campo. Ma si vede che non è il suo, si vede che non è esattamente la sua missione, diciamo, quello che sa fare meglio. Però anche qui l'intelligenza di un giocatore che ha grande esperienza nel mettersi al servizio della squadra è stata determinante, perché noi avevamo anche delle possibilità diverse. Si poteva, ad esempio, come è successo nel finale della partita, inserire Diamanti, che è stato molto prezioso a far salire la squadra, a prendere qualche punizione, infatti precedi una domanda che avrei voluto farti proprio su Diamanti. Secondo me è uno di quegli elementi in un torneo breve sui quali devi assolutamente far di conto. Sì, anche questa, diciamo, è un'invenzione che il campionato ha proposto a Prandelli nell'ultimo periodo e che lui ha saputo raccogliere in maniera davvero molto molto intelligente. Quindi diciamo che, pur non essendo il suo ruolo, però Thiago Motta si è adattato, non ha il passo e non ha la bravura tecnica, il lancio, diciamo, illuminante che possono avere altri giocatori, ad esempio Diamanti o ad esempio Giovinco, che in quella posizione possono dare sicuramente di più dal punto di vista della creatività. Però serve anche il giocatore che sappia sdoppiarsi, no? Quello che sappia inventare e anche fare legna quando serve. In questo senso Thiago Motta mi sembra che sia andato bene. Sì, infatti penso che non ci rinuncerà mai, proprio per quello che hai appena detto, vale a dire il fare legna in mezzo al campo. Va bene, dunque accresce la possibilità di un'Italia competitor, secondo te, dopo i fatti di ieri? Sì, perché crescono l'autostima, crescono la considerazione di una squadra che è stata, non lo dimentichiamo, sballottata proprio in balia degli eventi fin dall'inizio del torneo e anche prima, e che comunque ha dei valori e lo si vede dal punto di vista proprio anche della grinta, della voglia di stare in campo, della capacità di non arrendersi. Non dimentichiamo che è passata 3 volte in vantaggio, quindi è stata sempre capace di proporsi comunque per prima. Poi è chiaro che ha segnato poco, ha vissuto delle difficoltà. Mi sembra finora straordinario l'europeo di Cassano, certo, sì. Per l'umiltà, perché uno come lui, che comunque ha dovuto superare tante prove difficili, è rientrato a giocare ad aprile, si è messo al servizio della squadra in maniera fantastica e ha segnato uno di quei gol in sospensione, lui che non è un corazziere, che tante volte sia i tifosi della Roma che delle altre squadre in cui ha giocato ricordano. Lui ha questa capacità di andare a cercarsi sia lo spazio sia il tempo per colpire di testa, pur non essendo altissimo. E quello di ieri è stato un gol davvero molto molto importante, perché ha spezzato un momento di difficoltà, ha dato fiducia alla squadra, ha dato coraggio a tutti quanti. Certamente. Ti ringraziamo molto, Massimo, e buon lavoro, e sempre a seguirti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Massimo Tecca di Sky Sport.